Buongiorno. Diciamo che questo congresso alla fine sta puntando, almeno negli interventi, su due cose: le conseguenze dell'immigrazione. E non è perché, come ho sentito dire, che forse ci sono i terroristi sui barconi, quello non saprei dirlo, può darsi, però è molto più grave il fatto che si è fatta l'immigrazione senza il lavoro, e l'immigrazione senza il lavoro porta alla disgregazione della società e quindi anche al terrorismo. Non è un caso che in Lombardia ci sia il maggior numero di foreign fighters di tutta l'Italia, sono partiti da qui. Vuol dire un meccanismo di disgregazione. Io l'avevo sottoscritto nella Bossi-Fini, in cui si diceva chiaramente che non poteva restare da noi chi non aveva lavoro, perché il lavoro è l'unica via per integrare dei diversi, degli stranieri, altrimenti senza lavoro non c'è integrazione e senza integrazione si arriva allo scollamento della società. L'abbiamo detto e ridetto mille volte, però la sinistra logicamente aveva un progetto, il progetto di prendere più voti e infatti è arrivato lo Ius Soli. Sono solo 140.000 i bambini, sì, però vuol dire 140.000 famiglie che potranno votare una volta che hanno raggiunto la cittadinanza, quindi immaginate, sono 500.000 di voti. Quindi è un problema, una cosa vergognosa, per pigliare i voti, certo, coprendo da idee umanitarie, eccetera, quando di umanitario non c'è niente. La sinistra è responsabile di avere favorito l'arrivo di un sacco di immigrati in Europa e quindi delle conseguenze di questo arrivo, in un'Europa che non aveva il lavoro per i suoi cittadini. Quindi, e la smetto qui sull'immigrazione, perché le parole hanno un senso, lì c'è scritto, quindi lì c'è scritto, Lombardi, 153 milioni al giorno, sono milioni di euro, perché non avesse capito. In realtà i dati, può darsi che siano, partono da lì. Io so i dati in miliardi. Il nord, la Padania, è costretto a pagare allo Stato italiano 100 milioni, 100 miliardi di euro ogni anno. La Lombardia 54,9 miliardi ogni anno. Ma in realtà certi anni supera i 60 miliardi di euro, quindi cifra. Noi abbiamo conosciuto, la Lombardia ha conosciuto la sottomissione alla Spagna, al dominio, all'oppressione spagnola. Ebbene, la Spagna ci fece pagare un sacco di tasse, tantissime, al punto che arrivavamo alla peste raccontato dal Manzoni ai Promessi Sposi, è la conseguenza delle tasse che i lombardi dovevano pagare al dominio spagnolo, che d'altra parte aveva l'esercito nei Paesi Bassi, l'attuale Olanda, e gli eserciti costano moltissimo, quindi quell'esercito spagnolo nei Paesi Bassi lo pagavano con le tasse dei lombardi. La Lombardia finì ad avere la peste, non potendo più mangiare, la gente arrivò alla peste, la peste del Manzoni. Bene, oggi io penso, temo, che noi paghiamo all'Italia più di quanto non pagasse. È difficile fare i paragoni, poi sono cambiate le monete, però temo che paghiamo forse più di quanto davamo all'oppressione spagnola, quindi siamo un'oppressione italiana. Non vorrei che arrivasse anche la peste italiana. Senti bene, 60 miliardi,
all'anno di euro paga Santa Lombardia, 18 l'Emilia, poi altri via via meno. Nessuno logicamente ha, diciamo, un residuo fiscale, negativo, cioè piglia soldi, noi li paghiamo, è positivo il residuo fiscale, no? Quindi paghiamo. Capite bene che ecco perché è così difficile fare un minimo di scelte, un minimo di autonomia, ottenere un minimo di federalismo, non solo perché il centralismo e il fascismo non sono molto lontani nel tempo, ritengono continuamente, cambiano i nomi dei partiti, ma ritorna la stessa storia, Roma padrona, l'Italia che opprime i suoi popoli, che costringe la gente a pagare l'ira di Dio anche se non c'è il lavoro, anche se non potrebbero. E poi per dare i soldi, come diceva Federica, magari sperperarli con gli immigrati. Però noi sappiamo che la questione settentrionale non è scomparsa. È come la brace sotto la cenere. Sotto la cenere c'è la brasca della questione settentrionale. Non può scomparire fino a che non verrà risolta. Direi sostanzialmente che in Italia ci sono due grandi problemi che comprendono tutti gli altri. Uno, le troppe tasse al nord. Due, il mancato sviluppo industriale del sud. Il sud non aveva imprese e quindi se si voleva industrializzare il sud bisognava partire dal basso, non dall'alto, come hanno fatto i governi italiani, cioè aiutando e sostenendo gli artigiani che creano le piccole imprese, poi le medie imprese, dopodiché creato il sistema produttivo generale si sarebbe potuto inserire le grandi imprese portate via dal nord e mandate al sud. Invece hanno portato via, sono partite dalle grandi imprese e le hanno spostate al sud, portandole via al nord. Però sono fallite tutte. Sono diventate cattedrali nel deserto e sono fallite. Per avere un bullone, se non c'è il sistema produttivo delle piccole imprese, degli artigiani, le grandi imprese mandate al sud devono farsela arrivare da Milano, è lungo la strada. Io prima della legge di stabilità ho sentito Renzi che diceva una cosa che sapevo falsa. Con questa finanziaria, con la legge di stabilità, noi aiuteremo lo sviluppo del sud. Sapevo che non era possibile. La sinistra è la responsabile del fatto che non sia partito lo sviluppo al sud. Perché per sviluppare il sud bisogna partire dall'artigianato. E gli artigiani, poi la sinistra non li aiuta perché poi non votano a sinistra e qui non si fidano a votare a sinistra. E quindi la sinistra non ha aiutato gli artigiani, ma non aiutando gli artigiani ha condannato il sud al sottosviluppo. Oggi, paradossalmente, chi avrebbe interesse allo sviluppo del sud e del nord? Perché se non altro il sud potrebbe pagare un po' di tasse, che invece oggi sono tutte sulla schiena, sulle spalle della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, del Nord, della Padania. Certo, e sono due i problemi, quindi, e due sono le soluzioni, o scappiamo, se andiamo via, perché così non si può vivere. In un paese come questo è impossibile vivere, oppure favoriamo e sosteniamo lo sviluppo del sud. Ma lo sviluppo del sud non lo può fare la sinistra, perché passa attraverso l'aiuto agli artigiani, cosa che la sinistra non farà mai e poi mai, perché gli artigiani votano centrodestra, non votano sinistra.
e quindi niente sviluppo del sud, e quindi il nord costretto a mantenere tutti quanti, a pagare la pensione, quindi i contributi dei lavoratori del nord a tutte le pensioni d'Italia, le pagano i contributi dei lavoratori del nord. Lo Stato italiano, a bontà sua, non paga i contributi ai propri dipendenti, è una roba da matti. Al punto che Prodi, altro democristianone, responsabile di cose molto negative, ha preso la cassa pensione, l'INDAP, la cassa pensione del pubblico impiego, e l'ha infilata nell'INPS, così che l'INPS era la cassa pensione dei lavoratori delle aziende private. Quindi oggi i contributi sono solo quelli dei lavoratori delle aziende private, cioè del nord, e questi contributi vengono utilizzati anche per pagare le pensioni, diciamo, ai dipendenti pubblici per i quali lo Stato non ha mai pagato i contributi all'INPS. Ecco perché ogni tanto dico, l'INPS non ha più i soldi per pagare la pensione, dobbiamo fare la riforma, e sono sempre fare le riforme, si abbassa il contenuto della pensione e si alza l'età pensionabile. La conseguenza delle scelte che fece Prodi allorché chiamato in causa dall'Europa quando era premier, che gli chiese di fare chiarezza nei rapporti tra le due casse pensioni, l'INPS per il pubblico impiego e l'INPS per i lavoratori privati. Purtroppo sono cose che abbiamo subito. Prodi l'ha messa lì, oggi i nostri lavoratori con i loro contributi pagano anche la pensione a tutta Italia, proprio a tutto. Così non può andare avanti, bisogna cambiare. Una delle cose da fare è proprio quello, rimettere una cassa per il pubblico impiego in maniera che si veda chiaro dove vanno i contributi dei lavoratori pubblici per i quali lo Stato deve pagare i contributi, e dove vanno i contributi dei lavoratori privati, l'INPS. Vedere bene, quindi avere visibilità chiara che il diritto alla pensione dei nostri lavoratori non può essere conculcato, perché la cassa ha creato con i loro contributi, i soldi li ha, non si sono volatilizzati in varie direzioni, in direzione direi illecite, perché uno Stato che non paga i contributi ai propri dipendenti mette in galera gli imprenditori che non pagano i contributi ai propri dipendenti, e mi sembra questo un caso in cui devo dire che è giusto, perché i lavoratori privati quando smettono di lavorare devono avere il diritto di godere della loro pensione maturata pagando e lavorando una vita. Quindi sono tante le cose che dovrebbe cambiare, sono cose che bisogna mettere nel programma elettorale, così come l'altra volta mettemmo nel programma elettorale una legge per fermare l'immigrazione, poi la scrissi io e divenne la vostra fine. Però le idee erano già all'origine quando facciamo l'accordo con Lega Berlusconi. Oddio, facciamo anche l'accordo, nell'accordo c'era anche il federalismo fiscale, però è passato alla Camera e al Senato, però poi si è messo di mezzo Napolitano e si è fermato, ha fatto passare una legge che di Monti, che è spostato in là di molti anni l'applicazione del federalismo fiscale, in teoria una legge che c'è ancora, però che non viene attivata grazie alla legge di Monti e grazie al fatto che il Presidente della Repubblica Napolitano si è messo di mezzo. E qui la smetto di parlare di Napolitano, perché una volta andai a Bergamo a parlare, la gente mentre sto salendo sul palco mi dice: Bossi, ma dov'è il federalismo fiscale? L'ho fatto passare alla Camera e al Senato, però poi si è messo di mezzo Napolitano e logicamente la gente si è messa a insultarlo.
Io sono stato condannato per quegli insulti a 18 mesi di carcere. Oh, io non sono negativo o scontento. Io sono certo che fino a che un padano non finirà in carcere semplicemente perché è padano, usando una scusa o l'altro, la gente non si sveglierà. Il giorno in cui un padano finirà in carcere semplicemente perché è padano, allora la gente si muove, allora sarà pronta per bollire. Diciamo, la brace accesa della questione settentrionale esploderà. Aspettiamo quel momento. Se io dovessi finire in carcere, non mi dispererò. Saprò che è un passaggio necessario alla grande rivolta di liberazione. Attenti, pensano, la questione settentrionale c'è, esiste e non può essere negata, non può essere cancellata. Ricordate che i foreign fighters, più alti in numero sono lombardi, quelli che sono andati a combattere, vorrà dire qualcosa questo. Hanno smesso di credere che servono le parole, che occorrono i fatti, anche sbagliando. Però questo è avvenuto e le cose hanno sempre una motivazione. Io non voglio tenervi qui più a lungo perché comincerete a aver fame anche voi. Un abbraccio a tutti, fratelli. Noi terremo duro finché avremo raggiunto l'obiettivo della nostra libertà. Adesso Salvini ha parlato della libertà di tutti i popoli. Io comincerei a pensare, penso in grande Salvini, va bene. Cioè allora per avere la libertà di tutti i popoli bisogna, vuol dire che non scappi, non te ne vai, resti lì e fai i cambiamenti. E quindi bisognerà pensare all'obbligo di sviluppare il Sud e di farsi aiutare dal Sud a pagare le tasse. Adesso è solo il Nord che paga le tasse. Nessuno paga niente, niente, nessuno, né allo Stato italiano né all'Europa, zero. La Santa Lombardia e il Santo Veneto che pagano le tasse, insomma, e chi ha avuto lo sviluppo industriale che può pagare le tasse, gli altri per adesso non possono pagare. Quindi o si scappa o si resta lì e si facilita lo sviluppo industriale adesso, non c'è alternativa. Chiudo qui per questa la sintesi. Due possibilità sono quelle. Quindi tocca a voi decidere, tocca ai dirigenti della Lega scegliere di qua o di là. Comunque l'identità si tiene. Io sono identità, sono rimasto buono, caro. Però non si può toccare l'identità, perché senza identità, il giorno in cui la sinistra, il governo, risolve il problema dell'immigrazione, resteremo senza un progetto, senza identità. Sarebbe un errore clamoroso da non fare. Padella! Questo è il problema. Ho cercato di dirvi in poche parole, di fare la sintesi sui problemi. E quindi la smetto qui. Un abbraccio a tutti voi.